Solo alcune poche ma doverose considerazioni sulla vicenda della Lega. È ovvio che tutto quello che è successo e che ora sta venendo fuori, compreso quello che non verrà fuori e che però è comunque successo, non sono cose di questi giorni, ma sono cose che sono andate avanti nel corso degli anni, sono cose che succedono da anni, probabilmente già succedevano quando veniva esibito il capo in Parlamento e dall'altra parte i rappresentanti della Lega già pensavano, molti di loro, alcuni di loro, tanti di loro, pochi di loro, ma sicuramente qualcuno di quelli che ha esibito il capo già pensava come pararsi il culo. In un modo o in un altro, o utilizzare a proprio vantaggio la propria posizione, i privilegi, i soldi pubblici, eccetera, eccetera. E questo poi è quello che è venuto fuori, il cerchio magico che faceva da protezione non a Bossi ma ai suoi affari. Questo fatto che Bossi non sapesse o fosse all'oscuro, che è del tutto veramente offensivo, è più offensivo dire che Bossi era all'oscuro e non sapeva, che dire che sapeva e taceva, perché aveva l'interesse a tacere, perché era riuscito a traghettare il figlio, a sistemare il figlio, d'altra parte i figli sono piezze core, oltre che essere piezzi di qualcos'altro. Però nel caso specifico era stato messo in regione a 12.000 euro al mese, quindi il figlio per il momento che aveva dato tante preoccupazioni a scuola e soprattutto agli esami, ma visto poi la disponibilità di finanziamento pubblico e di soldi pubblici da parte della Lega, non è stato difficile. Dare al figlio quello che al figlio non, il figlio non era stato riuscito a ottenere normalmente, quindi dargli un diploma e dargli una laurea comprandogliela con i soldi pubblici. E quindi diciamo che Bossi non sapesse, o i leghisti che amano pensare che Bossi non sapesse, che fosse quindi tradito, ingannato. Tipico dei regimi, no? Quando il popolo si innamora del dittatore, alla fine viene sedotto dal dittatore, alla fine poi protegge il dittatore dalle sue responsabilità, preferisce non attribuirgliele e preferisce pensare che siano gli altri che l'hanno ingannato. Lo stesso c'è stato anche con Mussolini, molti fascisti dicevano e dicono tutt'oggi. Fascisti sopravvissuti, che Mussolini è stato ingannato, eccetera. Tutte balle, insomma, un uomo che ha una responsabilità di potere non può ignorare, non può non sapere, perché è peggio un ingenuo, uno stupido, una persona che non è in grado di usare appieno le sue facoltà fisiche e mentali, o più mentali che fisiche nel caso del potere, che ha il potere è un danno per se stesso, per il suo partito, un danno per il paese, un danno per tutti. Quindi è preferibile pensare che Bossi sapesse, fosse nel pieno delle sue facoltà e sapesse, piuttosto che pensare che Bossi non sapeva ed era stato ingannato perché il cerchio magico non gli diceva le cose. Ma stiamo scherzando? Non mi dici le cose e io non sono in grado di immaginarle, io non so che mi stanno ristrutturando la casa con i soldi del mio partito, io non so che mio figlio si è comprato il diploma e la laurea con i soldi del mio partito, ma pensare questo significa ritenere Bossi un povero vecchio incapace, completamente inadatto a avere quel tipo di responsabilità e a avere quel potere e a ricoprire quel potere. E delle persone che
pensano questo e lo vorrebbero comunque presidente di partito, sono dei disastri, sono un danno a tutti, perché una persona del genere, se una persona del genere continua e continuasse ad avere il potere, come è stato ingannato una volta, può essere ingannato tante altre volte, e siccome questi inganni li paghiamo noi perché sono soldi pubblici, e sono fior di soldi pubblici, visto i centinaia di milioni di euro che sono corsi nelle casse della Lega e dalle casse della Lega alle tasche dei dirigenti della Lega, Bossi compreso, figlio di Bossi compreso, perché tutti abbiamo visto con quanta disinvoltura e anche arroganza si prendeva il cinquantone che l'autista gli dava, considerandolo una cosa del tutto normale, come una cosa che gli dovesse spettare, come se l'autista gli dovesse quei soldi, perché lui in qualche modo se li era meritati. Lui non meritava neanche di stare in regione, figuriamoci se meritava il cinquantone che gli dava l'autista, sempre a spese nostre, sempre con denaro pubblico. Io per guadagnare quello che Bossi guadagnava in un mese, il figlio di Bossi guadagnava in un mese, mi ci vuole un anno di lavoro, e vi assicuro, anche se non sono una scima, faccio molto di più di quello che lui faceva in regione, e quello che ho me lo sono conquistato e meritato, sostenendo le prove che ognuno di noi nella vita deve sostenere, superando quelle prove che ognuno di noi supera per riuscire ad andare avanti e riuscire a meritare quel poco che è riuscito ad ottenere, ad avere dalla vita. Quindi che si venga veramente a prendere per il culo le persone, i cittadini, ancora in questo modo, facendo credere Bossi una persona ingannata che non sapeva, è veramente il colmo, è veramente offensivo, è veramente inaccettabile. Che ci credano i padani, che ci vogliano credere, dell'inesistente Padania, che ci vogliano credere, ma io penso che le persone, penso che alla fine poi padani o no, siamo tutte persone e siamo tutte dotate di quel minimo di intelligenza e di razionalità normale, basta questo per capire che non è sostenibile l'idea che lui non sapesse o fosse ingannato, che non è pensabile, e che c'è stato veramente un grande, grande inganno, sia al popolo leghista che ha creduto a delle balle, a delle favole fin dall'inizio, ma d'altra parte come si poteva pensare che un partito in canottiera, che con il discorso della secessione, migliaia di fucili, centinaia di migliaia di fucili pronti a sparare per difendere il nord, Neger fuori dai bal, come si poteva pensare che persone come Borghezio, come altri, che sostenevano quei valori, che sostenevano potessero in qualche modo appartenere a un partito, a una forza politica con un minimo di dignità, un minimo di correttezza, un minimo di onestà. C'è stata disonestà fin dall'inizio, nei valori, disonesti quei valori, perché discriminatori, perché violenti, perché innescavano un'idea sbagliata e brutta del nostro paese e anche delle persone immigrate, soprattutto di quelle che si comportano bene, che hanno poi dovuto correggere disperatamente in corso d'opera, il sindaco che non fa mangiare i bambini di immigrati perché non possono pagare la retta, ma via, ma che partito è? Come potevate pensare, signori padani, che persone che si comportavano come si sono comportati i vostri dirigenti potessero anche essere oneste in questo senso? Ma lo sapevano tutti, da Bossi a Maroni, tutti sapevano tutto quello che stava succedendo. Vi hanno ingannato, come hanno ingannato noi anche gli altri partiti, la Margherita, il PD, non parliamo del PDL Berlusconi, perché quello veramente è il massimo dell'inganno che si poteva fare alla Costituzione, alla democrazia, al nostro popolo.